paese. Bene, i 5 Stelle parlano giustamente di crisi economica, di piccola e media impresa, un grande Jobs Act, un piano per il lavoro, dove tu vai a semplificare, a ridurre, a togliere la formazione dalle mani di chi fa soldi con la formazione ma non forma le persone, perché la formazione professionale è un tema drammaticamente importante per il paese. Ci stanno i 5 Stelle su questo e su tutto il resto? Punto di domanda, io spero di sì. Bene, siamo arrivati alla fine, dal libro si scopre anche, cosa che ho avuto conferma poco fa, che hai tolto Twitter e Facebook dal telefonino perché eri diventato... Ero drogato. Eri drogato. E cosa fai nel tempo in cui non fai più Twitter e Facebook, che prima lo facevi ultimamente? Tutto questo tempo libero che ti sei creato, come lo usi? Pensando, perché poi c'è una cosa bella secondo me di questo mestiere, è che hai un sacco di occasioni, ma se c'è una cosa brutta è che non hai il tempo per metterle a fuoco. Allora, una delle cose che io mi sono imposto per questa nuova vita dopo la convulsa parte nazionale è avere almeno una mattinata libera per leggere un libro di poesie, per pensare su me stesso, per riflettere, per aprire un po' il cervello ossigenario senza fare come sempre. Allora però adesso, visto che un libro l'hai scritto ed è questo qui che hai presentato, ci dici qual è l'ultimo libro che hai letto, così vediamo se è vero. L'ultimo libro che io ho letto è il libro di Pinto, come si chiama quello della Costa del Sole, che peraltro ha fatto Mondadori, è vergognosa questa cosa, è anche un modo per ringraziare Mondadori, è quello della collana Strade Blu, non mi ricordo il titolo, com'è quello del racconto della costruzione della Costa del Sole, che è di un anno e mezzo fa, che avevo comprato e non avevo letto, in realtà mi vergogno molto perché l'ho letto con, che è molto più diciamo significativo di questo come numero di pagine, ma la cosa divertente è che l'ho letto perché cercavo degli spunti, degli stimoli per raccontare a me stesso la storia di un'impresa. Quella è una storia di un'impresa